Ciao a tutti, vediamo 5 segnali per smascherare un ricatto emotivo. Molte persone utilizzano delle forme ricattatorie da un punto di vista emotivo per tenere legati gli altri, per diciamo manipolare in qualche modo, perché i ricatti emotivi di fatto sono delle manipolazioni. E il primo indizio è la pretesa, persone che pretendono delle cose da te. Qui nessuno deve pretendere qualcosa da qualcun altro, perché anche nelle relazioni sentimentali o nelle relazioni affettive in genere, una relazione che sta nascendo, se una persona inizia a dire tu dovresti fare quello e dovresti fare quell'altro, perché non mi telefoni, perché non mi chiami, perché qua e perché là, ti sta mettendo in atto fondamentalmente un ricatto emotivo, perché cerca di farti sentire inadeguato. E quindi noi dobbiamo subito tagliare. Ecco, la soluzione a questi ricatti emotivi è chiudere con quella situazione, chiudere con quella persona. Un altro tipo di ricatto emotivo è persone che ti fanno sentire responsabili della loro tristezza. Non mi cerchi, sono triste, e qua e là. Allora, noi non siamo responsabili né della felicità né dell'infelicità di qualcun altro. Ognuno è responsabile della propria felicità, della propria infelicità. Quindi, come dire, la responsabilità della propria felicità è personale. Anzi, le persone che la fanno dipendere dagli altri non la raggiungeranno mai. Quindi, una persona che usa questo stratagemma, diciamo così, fa leva su un qualcosa di inesistente. Ed è un ricatto da, come dire, lasciar stare. Tutte le persone che mettono in atto queste forme di manipolazione vanno allontanate perché sono persone estremamente negative. Un'altra forma di ricatto sono usare i sensi di colpa. Non posso vivere senza di te. Se mi lasci, mi ammazzo. Diciamo così. Altre due forme. E se uno dice così, dice: senti, fammi sapere a che ora ti ammazzi, così vado da un'altra parte e vado a fare qualcos'altro. Insomma. L'altra forma di ricatto invece, questa più aggressiva, diventa la minaccia. Anziché il se mi lasci mi ammazzo, il se mi lasci ti ammazzo. Anche qua sono forme di aggressività. Questa è una forma addirittura coercitiva, per cui questo è un. Allora, bisogna qui affrontare a muso duro la situazione per evitare, diciamo, che vengano fuori delle cose. Normalmente queste persone parlano, ma quando trovano duro, come dire, hanno i dentini da latte, insomma, fondamentalmente. Però bisogna prestare attenzione, soprattutto in alcune condizioni. E il quinto indizio è quando è la reiterazione, quando questi comportamenti vengono usati abbastanza spesso, cioè diventano un modus vivendi della persona. Allora significa che siamo come dire, abbiamo incontrato proprio un manipolatore seriale, una persona che vive di manipolazione, va allontanata. La cosa che bisogna fare è allontanarla, chiudere un muro, non dare possibilità e non accettare ovviamente nessun tipo di ricatto. Anzi, nel momento in cui tu noti che c'è un ricatto di questo genere, bisogna fare esattamente la cosa contraria, chiudere e allontanare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre che a partire dai 20.000 iscritti ci sarà un nuovo servizio live streaming, per cui farò un'ora di formazione in diretta a cui potrai partecipare. Il tema sarà un tema da te proposto, potrai partecipare in modo interattivo. Il servizio è gratuito, però partirà dai 20.000 iscritti. Quindi se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e se ti fa piacere, divulga questa informazione ai tuoi amici se vogliono iscriversi col passaparola, diciamo così. Per questo video è tutto, ciao!